Dottor Marini, prosegue l'ascesa del Castelnuovo, insomma lei ha dato, lo dicono un po' tutti, la spinta affinché questa realtà potesse spiccare il volo, sono arrivate queste promozioni consecutive e ora un mondo nuovo, come lei ha detto in conferenza. Assolutamente una categoria che non avevamo mai fatto, non abbiamo mai fatto, che la società non ha mai calpestato, quindi per noi è tutto nuovo, è come affrontare un deserto e non sappiamo se serve il dromedario oppure serve la jeep, quindi adesso stiamo lavorando rafforzando sicuramente il reparto tecnico che è secondo me alla base. Quello dell'anno scorso abbiamo fatto molto bene, integriamo con il professor Di Renzo che ci dovrebbe dare quella spinta dal punto di vista della preparazione per affrontare un campionato con abbastanza tranquillità. Ora, dicevo prima, c'è una situazione di crisi generale dell'economia, quindi probabilmente molte squadre, anche le più ambiziose, saranno costrette a rivedere il loro budget, a rivedere un po' la loro economia. Noi faremo del nostro meglio per mettere su una squadra più che competitiva. Dire che vinciamo il campionato è impossibile perché nemmeno è che è iniziato, dire che faremo un ottimo campionato dipende dalle squadre anche avversarie, lavoriamo per fare un'ottima squadra e un ottimo campionato. Ecco, il dottor Marini come si è avvicinato al mondo del calcio? Ah, questa è una storia vecchia, sono una decina d'anni che collaboro con il Castelnuovo, con lo sport, io sono il presidente della pallavolo, quindi diciamo che organizzo pallavolo e mi diverto anche col calcio. E questo binomio con lo sport lo porterà avanti, insomma si diverte molto. Mi diverto quando vinco. Che è fondamentale. Quando perdo il lunedì per me è triste. E quest'anno spero con il presidente e con gli altri di fare delle belle trasferte, di poterci divertire perché questo è poi l'obiettivo.